spettacolo di Mediterraneo meraviglioso, un'attrice anche, ho scoperto oggi che è anche attrice, insomma sa fare tutto. Annalita Campo. Grazie di essere intervenuto questa sera, grazie per essere di nuovo tra noi. Volevo semplicemente prima di salutare, comunque, anzi, darmi l'opportunità di presentare prima e di ringraziare Lino Marasco, che è il presidente nazionale di ANILDD, Associazione Nazionale. Che ho scritto piccolo, avendo gli occhiali ho scritto piccolo, per leggere non ho gli occhiali. Associazione Nazionale di Lavoro di Disabilità Diffusa, quindi validi lavorativi di disabilità diffusa. Saluto Lino Marasco che è qui con noi. Saluto Emilia Maiorani che è tornata a trovarci, che c'era già l'altra volta, che è qui con noi. Che abbiamo organizzato sempre nella città di Milazzo, infatti Milazzo International Film Festival, che l'anno scorso, come ti raccontavo stamattina, me l'hanno copiato, perché l'Italia purtroppo è una nazione dei copioni, perché più che altro copiamo più che realizziamo, e quindi allora ho detto fra i due litigati che si vuole me l'hanno fare il Milazzo International Film Festival. E quindi diciamo questa è la quarta edizione, negli anni abbiamo avuto tantissimi premiati, l'anno scorso la terza edizione è stata dedicata alla memoria di Nino Manfredi, che è uno di Nino Manfredi protagonista di tutto il festival, con Luca, il figlio, che ha preso noto regista, che ha preso diversi premi alla memoria del papà e alcuni anche lui per un documentario Uno Nessuno C'è Tonino, che è prodotto da Rai Cinema. E poi anche per un libro prodotto da Rai Libri, sempre dedicato al papà, quindi abbiamo avuto tre anni, tre edizioni di super premiati che hanno fatto la storia veramente del cinema. E anche stasera avremo dei nomi importantissimi da premiare, quindi siamo tutti molto curiosi e pronti per applaudire queste personalità che tu hai invitato. Però prima di cominciare... Aspetta, fammi dire un'altra cosa, ti interrompo. No, volevo dire che comunque stasera, i premiati di questa sera, ritireranno dei premi dedicati alla memoria dei grandi personaggi che hanno fatto la storia del cinema e del teatro, soprattutto del cinema. E quindi ho pensato di dedicarmi dei premi, fra l'altro negli anni precedenti ritirati da altrettanti attori e attrici famose e famosi italiani, e quindi ci sono questi premi abbinati al Film Festival, che sono il premio Piera Garbo, Giulietta Masina, Betty Davis, Joe Wayne, Charlie Chaplin, James Dean e poi quelli per quanto riguarda gli altri. Altre sezioni abbinate. Quest'anno non abbiamo la sezione lungo, corto e documentario come gli altri anni, perché non l'abbiamo deciso di non aprirla, e quindi abbiamo diciamo tutti i premiati abbinati al Film Festival. Al cinema? Sì, abbiamo un omaggio al cinema. Esatto, e mai nessuno potrebbe essere più adatto a dare questo premio, perché tu sei una persona che veramente sta dedicando la sua vita al cinema, perché hai lavorato con alcuni, io ho letto il curriculum, sono rimasta scioccata, perché hai lavorato con i più grandi del cinema nazionale e internazionale. Lo faccio alcuni nomi e raccontarci anche dell'ultimo premio che sta arrivando. Allora, io ho iniziato a fare film dall'età di 14 anni, ho diretto il primo lungometraggio che ha vinto 30 festival a livello internazionale. Ho alle spalle fino ad oggi 17 film, il mio 17esimo film uscirà il 14 di febbraio, che fra l'altro è pluripremiato perché proprio tre giorni fa ha vinto altri due festival, quindi siamo festival e premi, siamo a 30 circa, e nel corso degli ultimi 6 mesi, che si chiama L'altra metà di mese tu, che tratta una tematica attualissima che è una storia d'amore fra due donne e il tema delle unioni civili. Ecco, questo film mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro sono anche una delle protagoniste, ho visto. E fra l'altro abbiamo anche un onorevole siciliano che dà una partecipazione
partecipazione nell'ultima squadra che dà una partecipazione all'interno del film, e il film ha vinto l'equivalente dei Nastri d'Argento francesi, i Paris International Awards, che già ha vinto, devo andare ora a rivelarlo nelle prossime settimane. E fra l'altro noi eravamo fuori categoria e abbiamo, ci ho sbancato perché ho vinto come miglior film e miglior film di settore LGBTQ, e che c'erano altri film in gara, quindi abbiamo sbagliato la concorrenza, abbiamo vinto quello. E poi ultimamente l'altro ieri abbiamo vinto pure a Detroit, Detroit Cinematography Awards, e poi in Nepal addirittura, pensa la Romagna che è particolare. Sei andata anche in Nepal? No, ancora no, in Nepal ecco. Però abbiamo vinto come miglior film e invece a Detroit come miglior regista donna. Che dire, siamo orgogliosi noi italiani. Questi sono gli ultimi, però sono, diciamo, la mia carriera è molto più lunga perché ho circa 300 e passa riconoscimenti dietro le spalle, per cui qualche cittadinanza onoraria. E anche la tua carriera di attrice che vorrei definire, perché voglio farvi vedere quanto è bellissimo. Scusate, ma me la tiro un po'. Me la voglio proprio tirare un po'. Guardate che bello. Nella pellicola c'è anche la partecipazione dell'onorevole Renzo Pasquale, che c'è per il matrimonio tra il protagonista e lo stesso. E io prendo il premio per te. Quindi è tutto meritato questo premio. Grazie, grazie. Patrizia, poi tu? Patrizia è ormai, si può dire che... Famiglia. Sì, è vero. Famiglia. Sì, sì. Un'altra figlia, vedi? Patrizia. Magari. Ci conosciamo da tanti anni. Lei e il cane. Il maschio sono due femmine e un maschio. Con Patrizia ci conosciamo da tanti anni, ed è così. Quindi Adriana, va bene, dai. Siamo tutti un gruppo, dai. Va bene, grazie. Perché io metto qui. Facciamo la foto. Ma tu ci ma dici anche la mamma. Vieni, dai.
Mettiamo la mamma anche, lo seguo io. No, prima guardiamo di là. No, no, a me non mi piace. Una da sole adesso. Dai, guarda, ok, quindi okay. Una basta. Come vieni, vieni. Ok, io me lo metto, andate per gli altri. 100. Allora, premio al centro. Premio alla carriera post mortem a Osvaldo Desideri, ti tira il premio. Sì. Due parole. Allora, come ben sapete, qualche giorno fa è venuto a mancare uno dei più grandi scenografi a livello mondiale, che è Eva. Osvaldo Desideri e sarà sempre, perché la storia del cinema italiano e internazionale è filmata da lui. Alcune sue, vabbè, ora leggerai tu. No, no, alcune... dillo tu, è la stessa cosa, dillo. No, tu sei memoria, quindi io leggo, tu sei memoria. No, vabbè, lui ha firmato, ho fatto dimenticare quello che sono i film, come promozionale. No, perché sinceramente io non perché sono... Camorrista, Morte a Venezia di Visconti, L'ultimo imperatore. C'era una volta in America di Sergio Leone, Il giovane Toscanini di Zeffirelli, I nuovi mostri di Dino Risi, Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi, naturalmente era una coppia, e tantissimi altri. Tra le serie TV ha firmato Il maresciallo Rocca, Al di là del lago, è stato premiato all'Oscar a David Di Natello e a Chuck d'oro per L'ultimo imperatore. E mancherà moltissimo a tutti noi Osvaldo Desideri. Posso dire una cosa? Osvaldo era pure professore mio. Ah, quindi è stato professore mio alla scuola di cinema che io ho frequentato. E infatti non ci vedevamo da tanti anni, poi ho saputo questa cosa. Peccato, il giorno che dovevi dargli il premio. Ma sì. Tanto lui è qui con noi, sono sicura. Sì, quello sì. È bello. E nelle sue opere. Osvaldo era un caro amico, purtroppo non sono mai riuscito a lavorare con lui, mi spiace molto, però ecco, al di là di questo era un caro amico che conoscevo da più di 20 anni, e, anzi vorrei sintetizzare il pensiero di Osvaldo in questa frase che lui diceva spesso quando ci vediamo a cena, insomma, siamo spesso insieme negli ultimi anni, purtroppo non negli ultimi 2 anni che la malattia è peggiorata, insomma, la moglie l'ha dovuto proteggere, l'avevo invitata ovviamente, insomma, Osvaldo se n'è andato bene il discorso, quindi veramente poco. E lui diceva sempre, vedi Luca, dobbiamo proteggere i giovani, le loro idee, i loro progetti, non devono diventare servi e schiavi del sistema. E questo è un po' la sensazione. Osvaldo era una persona geniale, onesta, leale, era veramente un caro amico, insomma, ha fatto oltre 150 film e poi lo chiamiamo tutti appunto per l'Oscar dell'ultimo imperatore, ha visto anche il Chuck d'oro, Davide Donatello, che dire, niente, ci mancherà molto, insomma. Molto, che bello. Tutto qui, mi dispiace. E poi comunque vorrò dopo dedicare a voi un monologo. Perché non adesso? No, no, se non ti piace, no, perché ogni persona quando deve esprimersi va bene, allora ti lasciamo solo? No, va bene, va bene, condividete con me, anche perché penso di riconoscere molto questo monologo, perché fa parte della mia tournée che abbiamo conclusa nel Teatro Canzoni di Giorgio Gaber. Bravo Luca. Questo monologo si intitola L'equazione. E quando fuori dalla tua finestra il cielo si fa un po' più grigio, e quando dentro di te avverti quel profondo senso di amarezza, e quando senti quella crescente mancanza di energia, e quando ti senti profondamente solo e depresso,
Quello è il giorno dell'appuntamento col tuo bilancio sentimentale, col bilancio della tua vita. Generalmente non è un bel giorno, ma non tanto perché il cielo si fa un po' più grigio, no, quanto perché tu ti fai un po' più schifo. Dunque, vediamo un po'. Il lavoro. Beh, il lavoro non manca. Voglio dire, c'è anche chi ce l'ha, ma generalmente non gode. Impegno sociale, morale, civile, non ne parliamo, mi viene da ridere. Oh, la salute. Beh, la salute è indispensabile. Finché uno ce l'ha, non ci pensa. Non resta che l'amore, la sfera degli affetti, dei sentimenti, che poi dentro ognuno di noi, diciamo, è quella che riveste un'importanza fondamentale, no? L'amore. Almeno quello ce lo scegliamo da noi. Un disastro. Ma se si fallisce sempre, ci sarà un perché, no? Una ragione. Dov'è che uno sbaglia? Chi sbaglia? Colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua. No, io a quelle cose lì non ci credo. L'errore deve essere prima, ma non una cosa recente. Probabilmente da bambini. Sì, certo, un errorino piccolo, impercettibile, che ha condizionato tutta la nostra vita affettiva. Chissà, forse il famoso Edipo, forse mamma ce n'è una sola, anche troppa. Oppure nonni, zii, fratelli, sì, insomma, immagini, ricordi, fotografie dell'infanzia che restano dentro di noi per tutta la vita. Sì, certo, un errorino piccolo, impercettibile, che poi col tempo si è ingigantito, moltiplicato, fino a diventare gravissimo, irreparabile. Già, ma perché l'errore si ingigantisce? Deve essere un po' come quando andavamo a scuola e facevamo le equazioni algebriche. Cioè, tu fai un errorino, no? Una svista, un più o meno, chi lo sa? E che poi te lo porti dietro. E nella riga sotto cominci a vedere degli strani numeri. E dici, vabbè, tanto poi si semplifica. E poi come sempre più grossi, incontenibili, disgraziati, disgraziati, dei mostri schifosi. E alla fine, x uguale 472.835.412 fratto radice quadrata di 87.411.013 più C. Cazzo. E ora provate un po' voi a semplificare. Non c'è niente da fare. La matematica deve avere una sua estetica. X uguale 2. Bella. La semplicità. Forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone basi. Ma per fare una storia d'amore vera, intensa, duratura, bisogna essere capaci di scrollarsi di dosso tutta quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto i nostri sentimenti. Una parola strana, vola troppo. Non sarebbe meglio chiamarlo la cosa? Sarebbe più semplice. La cosa
e niente e tutto è l'amore che come una farfalla ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza. Ci gioco un po'. Ho avuto la fortuna di lavorarci insieme perché avevo delle musiche. Però non lo invito, sarebbe una cosa molto stupida. Ma perché no? No, diciamo che un po'. Anche perché ho sposato proprio l'uomo, l'artista, l'autore, il poeta, il filosofo. Mi ha somigliato, ma è sempre una cosa sola. Beh, insomma, ci hanno incarnato, sono parecchi. Anche stanno poi, insomma, anche stanno lamentando la scomparsa di Giorgio Gaber. Quest'inverno torno a Roma, quindi poi magari farà piacere, insomma, in qualche modo lo saprete. Per piacere di vedere. Bravo. Grazie, grazie. Complimenti, ma tanto è il premio sì. Che... Sì, il premio di Osvaldo. Ma io glielo darei proprio lui un premio. Lasciamolo anche con lui. Allora, questo lo dedico a voi, lo dedico a Osvaldo. Bravo, te lo merito tutto, Luca Mattella, veramente sei un grande. Anche di qua? Bravo. Anche di qua, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Complimenti. Grazie a voi, grazie. Bravo. Bravo. Lo posso dire, ha fatto anche Bjorn Borg con Matteo Berrettini nel film L'Uomo Ragno. Hai capito? Adesso me lo ricordo perché l'ho visto il film. Allora, io andrei avanti se sei sì. D'accordo. Sì, sì. Premio alla cantina da Diana Russo. La patata bollente di Steno, Qua la mano di Pasquale Festa Campanile, Riamanti Marsh di Luciano Salce, Piedino il fichissimo, Ricchi ricchissima, praticamente mutande, Giri avanti cretino, Gigi il bullo, Delitto sull'autostrada, Ciccia bomba, Occhio malocchio per secolo e finocchio, Pizza Connection, L'avaro, Anni di belli, TV invece l'abbiamo vista in numerose fiction e lui è stata veramente molto brava, tra l'altro alcune veramente dicono che si ricordano tutti. L'assassino delle contate, Angelo Nero, Tre Stelle, anni 60, io mi ricordo molto Il bello delle donne 2, l'ho amato tanto, il tuo personaggio, Il papà buono, Caterina e le sue figlie 2, Di che peccato sei e Peccato la vergogna. È stata anche protagonista di numerosi spettacoli teatrali. Vi lascio a mezzo. Allora, Adri, buonasera, come stai? Amore, che bello rivederti. Allora, avete detto tutto voi, quindi basta. Grazie mille. No, ma io voglio sapere tutto di te, adesso... Tu sei tutto di me, perché noi eravamo vicine di casa, abitavamo a Monteverde Vecchia, eravamo vicine di casa, questa bambina la conosco, sempre avuto un'energia. E come presenti bene, perché se c'è una cosa che io non ho mai amato è presentare. Sei deliziosa, hai... questa leggerezza, complimenti, ci facciamo, ci commuoviamo perché i nostri papà erano amici. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, diciamo, abbiamo avuto due grandi papà e il tuo era un grandissimo pittore famoso che fa sempre, no, tu continui a ricordarlo con delle mostre bellissime. Una volta sono venuta anch'io. Vogliamo ricordare che un secondo tuo papà e magari gli dedichi il tuo premio. Certo, dedico a lui il mio premio anche perché io ho ereditato dei quadri e sto portando avanti mio padre in tutto il mondo. Quindi quadri di Fellini, una serie di Fellini, una serie di donne, adesso ho fatto questi disegni antichi a Via Maguta, ho fatto una mostra a Los Angeles, adesso era ospite al Museum Ossian di San Diego, solo che partire adesso è un po' pericolosetto, quindi vabbè, continuerò. Quindi ricordiamo Mario Russo. Mario Russo, grande pittore figurativo, napoletano. Molto, molto, molto bravo, divertente, allegro, una persona con grande ironia. Ecco da chi l'hai ereditata tu. Grande umanità, mio padre era una persona buona. È vero, è vero. Quindi, salutiamolo. Salutiamo, ciao papà. Sono lì, ciao papà. Adesso devo un po' che metto a piangere, quindi grazie del premio.
Anna Rita, lei sa far tutto, sa anche cucinare, cosa che non so fare io. Una volta mi fa una lezione di cucina, io non so cucinare perché mia mamma era di Montefiascone e cucinava benissimo, faceva una pasta ai fagioli, mi ricordo al mio compleanno, sono un acquario, sono anche il 4 febbraio, sono acquario. Anche tu sei acquario, quindi non diciamo l'anno perché ormai comincia a essere. Tralasciamo qualche anni no, perché insomma comincia l'età. Vabbè. E lei faceva questa fase e per i miei compleanni mi faceva fare la stessa ragione, ma di una bontà, di una bontà. Però appena mi avvicinavo in cucina, mi detto, non sei capace. Vabbè. Anche mia mamma mi diceva che mi cucinare, vai. Quindi non so cucinare. E quando vengono i miei amici a trovarmi, perché ormai non vengo più a Roma. Prima abitavamo vicino, adesso vivo in campagna, dico venite a trovare, però mi porta al ristorante. Oppure gli dici la cosa migliore quando mi viene dagli amici scoperto è portate una cosina per uno e facciamo la cena in casa mia, e ti sono contenti. No, io non posso perché ho due cani che se mangiano tutto, mi saltano addosso, io ormai vivo, vivo per questi due cani, due boxer. Io. Tu cucini bene, venite da me e io mi invito a ristorare. Oppure a casa mia però dovete sopportare i miei cani che io adoro. Sono i tuoi figli. Sono i miei figli, sono i figli che non hai avuto. Che non ho mai avuto, brava. Lei ho capito. Hai capito? C'è un altro libro. C'è un altro libro, vivo per i miei canetti. Che come mi amano i cani, perché gli uomini mi hanno fatto soffrire. Molto, non tocchiamo questo caso, andiamo avanti. Grazie ad Anna Rita per il premio. Dov'è? Non c'è più. Oh, grazie, cara. Premio alla carriera. Alla carriera, sì. Ho fatto molte cose, una grande carriera, soprattutto in teatro. Ma anche il cinema. Stiamo parlando dei registi più importanti in assoluto in Italia e tu dici. Stiamo parlando della storia del cinema. La storia del cinema. Abbiamo Adriana che rappresenta proprio. È stata. Vabbè, io non voglio dilungarmi perché poi si diventa noiosi, però io da me è stata una carriera, devo dire, all'inizio di una facilità, per caso, durante gli esami di maturità, cioè linguistico, avevo un compagno di classe che poi è diventato un produttore, insieme abbiamo fatto teatro, da lì non mi sono più fermato, ho fatto teatro stabile con Brecht, con teatro stabile di Emilia Romagna, è stata una cosa semplice, tutto è venuto con molta facilità, tutto con molta facilità, anche se di scuola, provino e via. Che bello. Gasman Lasta, protagonista, e via, con provino. Dai qua l'amore, sì. Io ho mai fatto due anni e manco per fare un ruolo migliore. Anche tutto con molta facilità, non so perché. Grazie la vignetta mia, guarda, spero di averti ritrovato. Ecco qui, ecco il tuo premio e soprattutto anche la tua. Aspetta, dobbiamo fare la foto per fare questo pezzo. Grazie. Di qua. Il microfono. Sì. Allora io prima di continuare però voglio salutare un'altra, a proposito di attrici italiane, Claudia. Abbiamo una delle più grandi attrici italiane, Claudia Cavalcanti. L'abbiamo notata prima, però. Ciao, Claudia, hai preso la sprovvista. Vedi, le cose migliori riescono queste. Sono ormai in ritardo a fare. Tranquilla, tanto abbiamo iniziato da poco, siamo in ritardo a fare anche noi. Abbiamo dato ben arrivata. Grazie. Grazie di questa bellissima grazie. Presenza. Grazie. Io mi sono messa là e vi guardo. Grazie di essere. Grazie. Andrebbe premiata anche Claudia. Prossimo prossima volta è in lista. Va bene, grazie di essere venuto. Ti lascio visto la sera. Grazie Claudia, veramente. Grazie. Allora adesso c'è un altro premio. Sì, io non ho questo sorriso.
Allora, una delle premiate di stasera è una persona che è qui al mio fianco. Facciamo finta di niente, aspetta, faccio finta. Sì, allora, The Winners. Dai, vai. Allora, ogni anno, assieme ai premi che abbiamo, che ho elencato prima, uno di questi è il premio Greta Garbo, che l'anno scorso ho avuto il piacere di darlo, di assegnarlo alla grande Milena Lucotic, e l'ho assegnato sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, fine della commedia, a Spasso Lombesi. Bella. E, infatti sono salita sul palco del Teatro Garibaldi di Modica e ho assegnato infatti il premio, questo vedremo, a questa persona stasera, che è il Greta Garbo. E poi ho segnato anche il Joe Wayne, James Dean e Charlie Chaplin, che l'anno scorso sono andati, anzi due anni fa, che è stato un anno e mezzo fa, sono andati a Salvatore Marino, Maximiliano Nizzi e Charlie Chaplin, che stasera daremo un'altra attrice italiana, l'anno scorso è stato dato alla commedia proprio a Spasso Condesi di Milena Lucotic. E quindi ritornando al premio che daremo questa sera, e diciamo il premio che noi abbiamo, che da anni consegniamo a attrici che hanno fatto la storia del cinema italiano, magari nelle prossime edizioni a seguito saranno anche qualcuna delle altre premiate ad averlo, però quest'anno io ho deciso di assegnarlo a Patrizia Bianchi. Brava! Brava! Veramente immeritato, questo premio, perché mi sento come Milena Lucotic, magari mi ispiro a lei, per cui magari può essere un premio, bellissimo tra l'altro, potrà portarmi fortuna nella mia carriera? Sì, uno proprio del premio Greta Garbo. Da anni diamo questo premio proprio abbinato a Greta, proprio per la rappresentante della bellezza di questa. Oddio, quanto bello! Stupendo! Ma questa è proprio una scultura meravigliosa. Sì, noi abbiamo il premio Greta Garbo, l'abbiamo da prima, dalla prima edizione, diamo questo premio. Diamo, no, ma io faccio questo. Ok, guarda, posso dire che è quello. Ci serve un motivo, mi alleno per questo. Quando devi ritirare il premio. Comunque io sono certa che mi porterà fortuna, perché è un bellissimo periodo storico della mia vita, sto avendo una svolta nel cinema, nella fiction importante, quindi sono certa che tu con la tua positività, con la tua arte, grazie, con questo premio mi porterai fortuna. Grazie, grazie. Almeno Milena Lucotic, adoro Milena Lucotic, è una delle mie attrici più felice, grazie. Sì, macchina, sì, ok, faccio mesi io. Brava, brava Patrizia, brava. Lascio qua. Devo dire, mettilo qua accanto al mio, che fa peso. No, per terra non voglio una. No, ma per terra porta al suo. Almeno, per terra. Ah, che la mano. Fa la scenografia. Per terra no. Ma noi e Luca Martella l'abbiamo già premiato. Luca stasera. Ti tocca, Luca. Vieni. Perché io sapevo che c'era un premio per te. Premio James Dean a Luca Martella. Lo meriti pienamente. Infatti il brano lo doveva dire dopo. Adesso. No. Secondo me era giusto quel momento lì. Siete d'accordo, ragazze? Perché era il momento giusto per sentire recitare Luca. Quindi adesso ti prendi il tuo premio. Premio James Dean. Sarebbe quello. Bello. Ecco, te lo metto la nostra. Ora un momento, ora un momento. Analisa. Io da 5 anni un compagno. 10 mesi fa. Quindi Promessi. Gli occhiali.
Grazie. Grazie. Siamo
Festival del Premi, siamo a 30 circa, e nel corso degli ultimi 6 mesi, che si chiama l'altra metà di mese, tu che tratta una tematica attualissima che è una storia d'amore fra due donne e il tema delle unioni civili. Ecco, questo film mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro sono anche una delle protagoniste del stesso. E fra l'altro abbiamo anche un onorevole siciliano che dà una partecipazione, Nello Di Pasquale, che dà una partecipazione all'interno del film, e il film ha vinto l'equivalente dei Nastri d'Argento francesi, i Paris International Awards, che già ha vinto, devo andare ora a rivelarlo nelle prossime settimane. E fra l'altro noi eravamo fuori categoria e abbiamo, ci ho sbancato perché ho vinto come miglior film di settore LGBTQ, e che c'erano altri film in gara, quindi abbiamo sbagliato la concorrenza, abbiamo vinto quello. E poi ultimamente l'altro ieri abbiamo vinto pure a Detroit Cinematography Awards, e poi in Nepal addirittura, pensa alla Romagna che è particolare. Sei andata anche in Nepal? No, in Nepal ecco. Però abbiamo vinto come miglior film e invece a Detroit come miglior regista donna. Che dire, siamo orgogliosi noi italiani. Questi sono gli ultimi, però sono, diciamo, la mia carriera è molto più lunga perché ho circa 300 e passa riconoscimenti dietro le spalle, tra cui qualche cittadinanza onoraria. E anche la tua carriera di attrice io vorrei definire, perché voglio farvi vedere. Guarda, è bellissimo. Scusate, ma me la tiro un po'. Me la voglio proprio tirare un po'. Guardate che bello. Nella pellicola c'è anche la partecipazione dell'onorevole Nello Di Pasquale, che c'è per il matrimonio tra il protagonista e lo stesso. E io prendo il premio per te. Io volevo soltanto dire che ho assistito alla gestazione anche del film, quindi sono. Hai partecipato anche? No, però con Anna Rita certe volte ci sentiamo anche 3-4 volte al giorno, e in quel periodo poi anche la lavorazione, il post-produzione, quindi è tutto meritato questo premio. Grazie.
Patrizia, poi tu? Patrizia è ormai, si può dire che è di me. Famiglia. Sì, è vero. Famiglia. Sì, sì. Un'altra figlia, vedi? Patrizia. Magari. Ci siamo in tre. Da io, tanti anni. Lei e il cane. Oh, il maschio sono femmine e il maschio. Con Patrizia ci conosciamo tanti anni, è così. Adriana, va bene, dai. Siamo tutti un gruppo, dai. Va bene, grazie. Sì, perché io metto qui. Facciamo la foto. Ma tu ci dici. Ma anche la mamma. Tieni, dai. Mettiamo la mamma anche, sei qui io. Con noi. Aspetta, prima guardiamo di là. Di qua? No, no, a me non mi piace. Una da sole adesso. Guarda, vedete così. Ok. Me ne fa una e basta. Come vieni, vieni. Ok, io me lo metto, andate per gli altri. Certo. Allora, premio al centro. Premio alla carriera post mortem a Osvaldo Desideri, chi tira il premio? Sì. Allora, come ben sapete, qualche giorno fa è venuto a mancare uno dei più grandi scenografi a livello mondiale, che era Osvaldo Desideri. E sarà sempre, perché la storia del cinema italiano e internazionale è filmata da lui. Alcune sue, vabbè, ora leggerai tu. No, alcuni... dillo tu, è la stessa cosa, dillo. No, ma devo dire. No, vabbè, lui ha firmato. Ho fatto delle indicare quello che sono i film, come promozionale. No, perché sinceramente io non Morte a Venezia, Camorrista, Morte a Venezia di Visconti, L'ultimo imperatore. C'era una volta in America di Sergio Leone, Il giovane Toscanini di Zeffirelli, I nuovi mostri di Dino Risi, Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi, naturalmente era una coppia, e tantissimi altri. Tra le serie TV ha firmato Il maresciallo Rocca, Al di là del lago, è stato premiato all'Oscar a Davide Natello e a Chuck d'oro per L'ultimo imperatore. E mancherà moltissimo a tutti noi Osvaldo Desideri. Posso dire una cosa? Osvaldo era pure professore mio. Ah, giusto. Quindi è stato professore mio alla scuola di cinema che io ho frequentato. E infatti non ci vedevamo da tanti anni, e poi ho saputo questa cosa. Peccato, il giorno che dovevi dargli il premio. Ma tanto lui è qui con noi, sono sicura. Sì, quello sì. È bello. E nelle sue opere. Nelle sue opere sono qui e è diventato Luca Battella. Eccolo qui. Ciao Luca, buonasera. Lui, allora, Annalisa, qual è il premio, Cristina? Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa anche tu, Luca? Mi farebbe piacere. Ma Osvaldo era un caro amico, purtroppo non sono mai riuscito a lavorare con lui, mi spiace molto. Però ecco, al di là di questo, era un caro amico che conoscevo da più di 20 anni. E, anzi, vorrei sintetizzare il pensiero dello Osvaldo in questa frase che lui diceva spesso quando ci vediamo a cena, insomma, siamo spesso insieme negli ultimi anni. Purtroppo non negli ultimi 2 anni che la malattia è peggiorata, insomma, la moglie l'ha dovuto proteggere. L'avevo invitata, ovviamente, insomma, Osvaldo se n'è andato venerdì scorso, quindi veramente poco. E lui diceva sempre, vedi Luca, dobbiamo proteggere i giovani, le loro idee, i loro progetti, non devono diventare servi e schiavi del sistema. E questo è un po' la sintesi. Osvaldo era una persona geniale, onesta, leale, era veramente un caro amico, insomma, ha fatto oltre 150 film e poi lo chiamiamo tutti appunto per l'Oscar dell'ultimo imperatore, ha visto anche il Chuck d'oro, Davide Donatello, che dire, niente, ci mancherà molto, insomma. Molto, che bello. È tutto qui, mi dispiace. E poi comunque vorrò dopo dedicargli e dedicare poi un monologo. Perché non adesso? No, perché ogni persona quando deve esprimersi ha un minimo momento di raccoglimento. No, va bene, allora ti lasciamo solo? No, va bene. Allora, no, condividete con me, anche perché penso vi riconoscerete molto in questo monologo che fa parte della mia tournée che abbiamo conclusa nel Teatro Canzoni di Giorgio Gaber. Bravo Luca! Questo monologo si intitola L'equazione. E quando
fuori dalla tua finestra il cielo si fa un po' più grigio. E quando dentro di te avverti quel profondo senso di amarezza, e quando senti quella crescente mancanza di energia, e quando ti senti profondamente solo e depresso, ecco, quello è il giorno dell'appuntamento col tuo bilancio sentimentale, col bilancio della tua vita. Generalmente non è un bel giorno, ma non tanto perché il cielo si fa un po' più grigio, no, quanto perché tu ti fai un po' più schifo. Dunque, vediamo un po'. Il lavoro. Beh, il lavoro non manca. Voglio dire, c'è anche chi ce l'ha, ma generalmente non gode. Impegno sociale, morale, civile, non ne parliamo. Mi viene da ridere. Oh, la salute. La salute finché uno ce l'ha, non ci pensa. Non resta che l'amore, la sfera degli affetti, dei sentimenti, che poi dentro ognuno di noi, diciamo, è quella che riveste un'importanza fondamentale, no? L'amore. Almeno quello ce lo scegliamo da noi. Un disastro. Ma se si fallisce sempre, ci sarà un perché, no? Una ragione. Dov'è che uno sbaglia? Chi sbaglia? Colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua. No, io a quelle cose lì non ci credo. L'errore deve essere prima, ma non una cosa recente. Probabilmente da bambini. Sì, certo, un errorino piccolo, impercettibile, che ha condizionato tutta la nostra vita affettiva. Chissà, forse il famoso Edipo, forse mamma ce n'è una sola, anche troppa. Oppure nonni, zii, fratelli, sì, insomma, immagini, ricordi, fotografie dell'infanzia che restano dentro di noi per tutto. Sì, certo, un errorino piccolo, impercettibile, che poi col tempo si è ingigantito, moltiplicato, fino a diventare gravissimo, irreparabile. Già, ma perché l'errore si ingigantisce? Deve essere un po' come quando andavamo a scuola e facevamo le equazioni algebriche. Cioè, tu fai un errorino, una svista, un più o meno, chi lo sa? E che poi te lo porti dietro. E nella riga sotto comincia a vedere degli strani numeri. E dici, vabbè, tanto poi si semplifica. E poi come sempre più grossi, incontenibili, disgraziati, disgraziati, dei mostri schifosi. E alla fine, x uguale 472.835.412 fratto radice quadrata di 87.411.013 più c. Cazzo. E ora provate un po' voi a semplificare. Non c'è niente da fare. La matematica deve avere una sua estetica. X uguale 2. Bella la semplicità. Forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone basi, ma per fare una storia d'amore vera, intensa, duratura, bisogna essere capaci di scrollarsi di dosso tutta quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto
i nostri sentimenti. Già, i sentimenti. Sentimenti. L'amore, l'amore. Una parola strana. Vola troppo. Non sarebbe meglio chiamarlo la cosa? Sarebbe più semplice. La cosa è niente, è tutto, è l'amore, che come una farfalla ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza. Ci gioco un po'. Avuto la fortuna di lavorarci insieme perché era l'autore delle musiche. Però non lo imito, sarebbe una cosa molto stupida. No, perché no? No, diciamo che un po', anche perché ho sposato proprio l'uomo, l'artista, l'autore, il poeta, il filosofo. Mi ha somigliato quasi per una cosa sola. Insomma, ci hanno un po' incarnato, sono parecchi. Anche stanno poi, insomma, anche stanno lamentando la scomparsa di Giorgio Gaber. Quest'inverno torno a Roma, quindi poi magari farà piacere, insomma, in qualche modo lo saprete. Per piacere di vedere. Bravo. Grazie, grazie. Complimenti. Ma tanto è il premio sì. Che... premio di Osvaldo. Ma io glielo darei con lui un premio. Lasciamolo anche con lui. Allora, questo lo dedico a voi, lo dedico a Osvaldo. Bravo, te lo meriti tutto, Luca Battaglia. Veramente sei un grande. Anche di qua. Bravo. Anche di qua, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Complimenti. Grazie a voi, grazie. Bravo. Lo posso dire, ha fatto anche Bjorn Borg con Matteo Berrettini nel film L'Uomo Ragno. Hai capito? Adesso me lo ricordo perché l'ho visto il film. Allora, io andrei avanti se sei d'accordo. Sì. Premio alla cantina da Diana Russo. La patata bollente di Steno, Qua la mano di Pasquale Festa Campanile, Riamanti Marsh di Luciano Salce, Piedino il fichissimo, Ricchi ricchissimi, praticamente mutande, Gigi avanti cretino, Gigi Bullo, Delitto sull'autostrada, Ciccia Bomba, Occhio malocchio per secolo e finocchio, Pizza Connection, L'Avaro, Anni di Belli, TV invece l'abbiamo vista in numerose fiction e lui è stata veramente molto brava, tra l'altro alcune veramente si ricordano tutti. L'Assassino delle Contate, Angelo Nero, Tre Stelle, anni 60, io mi ricordo molto Il Bello delle Donne 2, l'ho amato tanto, il tuo personaggio, Il Papa Buono, Caterina e le sue figlie 2, Di che peccato sei e Peccato alla vergogna. È stata anche protagonista di numerosi spettacoli teatrali. Vi lascio in mezzo. Allora, Adri, buonasera, come stai? Amore, che bello rivederti. Allora, avete detto tutto voi, quindi basta. Grazie mille. No, ma io voglio sapere tutto di te, adesso... Tu sai tutto di me, perché noi eravamo vicine di casa, abitavamo a Monteverde Vecchia, eravamo vicine di casa, questa bambina la conosco, sempre avuto un'energia. E come presenti bene, perché se c'è una cosa che io non ho mai amato è presentare. Sei deliziosa, hai... questa leggerezza, complimenti, ci facciamo, ci commuoviamo perché i nostri papà erano amici. Vabbè, andiamo avanti. Allora, diciamo, abbiamo avuto due grandi papà e il tuo era un grandissimo pittore famoso che fa sempre, no, tu continui a ricordarlo con delle mostre bellissime. Una volta sono venuta anch'io. Vogliamo ricordare anche un secondo tuo papà e magari gli dedichi il tuo premio. Certo, dedico a lui il mio premio anche perché io ho ereditato dei quadri e sto portando avanti mio padre in tutto il mondo. Quindi quadri di Fellini, una serie di Fellini, una serie di donne, adesso ho fatto questi disegni antichi a Via Maguta, ho fatto una mostra a Los Angeles, adesso era ospite al Museum Ossian di San Diego, solo che
partire adesso è un po' pericolosetto, quindi vabbè, continuerò. Quindi ricordiamo Mario Russo. Mario Russo, grande pittore figurativo. Bravo, divertente, allegro, ma non solo con grande ironia. Ecco da chi l'hai ereditata tu. Grande umanità, mio padre era una persona buona. È vero, vero. Quindi, ecco, salutiamolo. Salutiamo, ciao papà. Ciao, sono lì, ciao papà. Adesso devo un po' che metta a piangere, quindi grazie del premio alla vita. E soprattutto, sa anche cucinare, cosa che non so fare io. Una volta mi fa una lezione di cucina, io non so cucinare, perché mia mamma era di Montefiascone e cucinava benissimo, faceva una pasta ai fagioli, mi ricordo, al mio compleanno, sono un acquario, insomma, anche il 4 febbraio, sono acquario. Anche tu sei acquario, quindi non diciamo l'anno, perché ormai comincia a essere... Tralasciamo. Quanti anni ho, perché insomma, comincia l'età. Vabbè. E lei faceva questa cosa e per i miei compleanni mi faceva fare la pasta ragione, ma di una bontà, di una bontà. Però appena mi avvicinavo in cucina, mi detto, non sei capace. Vabbè. Anche mia mamma mi diceva, non sei capace di cucinare, vai. Quindi non so cucinare. E quando vengono i miei amici a trovarmi, perché ormai non vivo più a Roma, prima abitavo vicino, adesso vivo in campagna, dico, venite a trovare, però mi porta al ristorante. Oppure gli dici, la cosa migliore quando mi vedi dagli amici scoperto è, portate una cosina per uno e facciamo la cena in casa mia, e tutti sono contenti. No, io non posso perché ho due cani che se, mangiano tutto, mi saltano addosso, ormai vivo, vivo per questi due cani, due boxer. Io. Tu cucini bene, venite da me e io venite da me. Oppure a casa mia però dovete sopportare i miei cani che io adoro. Sono i tuoi figli? Sono i miei figli, sono i figli che non hai avuto, che non ho mai avuto, brava, lei... ho capito. Hai capito? C'è un altro lì. C'è un altro lì, io vivo per i miei canetti, che come mi amano i cani, perché gli uomini mi hanno fatto soffrire. Molto, non tocchiamo questo tasto, andiamo avanti. Grazie ad Annalita per il premio. Grazie, cara. Premio alla carriera. Alla carriera, sì, ho fatto molte cose, una grande carriera, soprattutto in teatro. Ma anche in cinema. Stiamo parlando dei registi più importanti in assoluto in Italia e tutti ci stiamo parlando della storia del cinema. La storia del cinema. Abbiamo Adriana che rappresenta proprio. È stata. Vabbè, io non voglio dilungarmi perché poi si diventa noiosi, però io da me è stata una carriera, devo dire, all'inizio di una facilità, per caso, durante gli esami di maturità, cioè il linguistico aveva un compagno di classe che poi è diventato un produttore. Insieme abbiamo fatto teatro e da lì non mi sono più fermato, ho fatto teatro stabile con Brecht, con teatro stabile di Emilia Romagna. È stata una cosa semplice, tutto è venuto con molta facilità, tutto con molta facilità, anche se di scuola, provino e via. Che bello! Gasman Lasta, protagonista, e via, un provino. Dai qua la mossa, io che ci ho mancato e tu hai mancato per un ruolo migliore. Anche tutto con molta facilità, non so perché. Grazie a Michele Tatiana, guarda, che bello averti ritrovato. Ecco qui, ecco il tuo premio e soprattutto anche la tua. Aspetta, dobbiamo fare la foto. Grazie. Di qua. Il microfono. Sì, allora io prima di continuare però voglio salutare un'altra, a proposito di attrici italiane, Claudia. Abbiamo una delle più grandi attrici italiane, Claudia Cavalcanti. L'abbiamo notata prima, però... Hai preso la sprovvista. Vedi, le cose migliori riescono queste. Sono umani, mi ha ritardato le cose.
Tranquilla, tanto abbiamo iniziato da poco, siamo ritardatari anche noi. Abbiamo già dato tutti. Ben arrivata. Grazie. Grazie per questa bellissima grazie. Presenza. Grazie. Io mi sono messa là e vi guardo. Grazie di essere. Grazie. Andrebbe premiata anche Claudia. Prossimo prossimo anno, è in lista. Va bene, grazie di essere venuta. Ti lascio qui la sera. Grazie Claudia, veramente. Grazie. Allora adesso c'è un altro premio. Sì. E io non ho visto solo io. Allora, una delle premiate di stasera è una persona che è qui al mio fianco. Facciamo finta di niente, aspetta, faccio finta. Sì, allora, the winners. Dai, vai. Allora, ogni anno, assieme ai premi che abbiamo, che ho elencato prima, uno di questi è il premio Greta Garbo, che l'anno scorso ho avuto il piacere di darlo, di assegnarlo alla grande Milena Lucotic, e l'ho assegnato sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, fine della commedia, a Spasso Montesi. Bella. E infatti sono salita sul palco del Teatro Garibaldi di Modica e ho assegnato infatti il premio, questo vedremo, a questa persona stasera, che è il Greta Garbo, e poi ho segnato anche il John Wayne, James Dean e Charlie Chaplin, che l'anno scorso sono andati, anzi due anni fa, che è stato un anno e mezzo fa, sono andati a Salvatore Marino, Massimi Cannizzi e Charlie Chaplin, che stasera daremo un'altra attrice italiana, l'anno scorso è stato dato alla commedia proprio a Spasso Montesi di Milena Lucotic. E quindi ritornando al premio che daremo questa sera, e diciamo il premio che noi abbiamo, che da anni consegniamo a attrici che hanno fatto la storia del cinema italiano, magari nelle prossime edizioni a seguito saranno anche qualcuna delle altre premiate ad averlo, però quest'anno io ho deciso di assegnarlo a Patrizia Bianchi. Brava! Veramente immeritato questo premio, perché non mi sento come Milena Lucotic, magari mi ispiro a lei, per cui magari può essere un premio, bellissimo tra l'altro, che potrà portarmi fortuna nella mia carriera. Sì, uno proprio del premio Greta Garbo, da anni diamo questo premio proprio abbinato alla Greta, proprio per la rappresentante. La rappresentanza della bellezza di questa. Oddio, quanto bello! Stupendo! Ma questa è proprio una scultura meravigliosa! Sì, noi abbiamo il premio Greta Garbo, l'abbiamo dalla prima edizione, diamo questo premio. No, ma io faccio questo. Ok, guarda, posso dire che è quello? Storico della mia vita, sto avendo una svolta nel cinema, nella fiction importante, quindi sono certa che tu con la tua positività, con la tua arte, grazie, con questo premio mi porterai fortuna. Grazie, grazie. Almeno Milena Lucotic, la loro Milena Lucotic, è una delle mie attrici preferite, grazie. Sì, grazie. Sì, ciao. Ciao. Ah, bellissimo. Dopo lo dovete mi accompagna la macchina. Sì, vedi? Ok. Faccio mesi io. Brava, brava Patrizia. Lascio qua. Dico, mettilo qua accanto al mio, che fa peso. No, per terra non voglio no, lasciare. No, ma per terra porta il suo. Almeno, per terra. Ah, che la mano. Fa la scenografia. Per terra no. Ma noi e Luca Martella l'abbiamo già premiato. Luca stasera. Ti tocca, Luca. Vieni. Perché io sapevo che c'era un premio per te. Premio James Dean a Luca Martella. Lo meriti pienamente. Infatti il brano lo doveva dire dopo. Adesso. No. Però, secondo me era giusto quel momento lì. Siete d'accordo, ragazze? Perché era il momento giusto per sentire recitare Luca. Quindi adesso ti prendi il tuo premio. Premio James Dean. Che sarebbe quello? Bello! Ecco, torno dalla nostra Verita Campo. Grazie. Ecco, grazie. Mi tolgo. Brava! No, non lo so. Grazie. Ok. Un'altra per me? Grazie. Grazie, è stato un piacere conoscerti. Una vera sorpresa. Grazie mille, grazie. Thank you.
veramente un'attrice che ha lasciato un segno e che giustamente ritirerà un'altra attrice che ha lasciato un segno, che è sempre molto presente, e che io vi presento immediatamente, per vorrei che l'accogliesse con un applauso. La Puntana come te, simpaticissima, Elena Russo! Ho cercato di portarla anche io attraverso i lavori che faccio, perché ora sta avendo un momento di successo Napoli, ma quando ce ne siamo andate io e Patrizia non si batteva un chiodo, potevi fare solo la comparsa o applaudire a via la fuorigrotta alla Rai di Napoli e fare la clac. Quindi infatti ho iniziato facendo, applaudendo un po', visto che ci siano solo due trasmissioni, ho detto devo vedere che cosa devo fare. Sono un tempo, come dicevo, a Napoli è un set a cielo aperto. E adesso invece Roma sta facendo un po' di fatica, è vero? Sta faticando. No, a parte ora Napoli, siamo felici che sta vivendo un momento dopo tanto bruttezze che abbiamo sentito, dall'immondizia, dalla violenza, insomma, una città che comunque, meno male, sta vivendo un momento di riscatto e io sono molto felice. Sì, però parliamo anche un attimo del cinema, proprio un secondo. Io sono felice che di aver conosciuto attraverso Lucia Annadita, perché è un'esplosione di energia e ce ne vuole tantissimo in questa città, soprattutto perché sono un po' diciamo come spenti, cioè li vedo un po' come se tutto ormai fosse scontato, come già fosse sicuro. Invece il cinema è sognare, è immaginare, l'anima parla per immagini e sensazioni, per cui fateci almeno sognare che possiamo far rivivere questa città con i provini, questi self tape, cioè fare un provino con il telefonino, ma io come posso farti capire, trasmetterti un'emozione? Ecco, quindi a me piacerebbe che attraverso questi festival, questi premi, grazie ad Annalita Campo che si dà veramente tanto da fare, e ti ringrazio perché noi dobbiamo veramente prendere e ispirarci da te, ma deve diventare anche un appuntamento per cercare di motivare di più questa città. Perché io io la ringrazio molto perché questa città mi ha dato tutto, quindi sono grata a lei sempre. Grazie. Grazie, ho tenuto l'applauso perché un artista è fondamentale. Applaudite prima, poi continuo. Vorrei sapere anche però di cosa ti stai occupando in questo momento? Lo so che siamo attrici, siamo sempre alla ricerca, però ci sarà qualcosa che ho finito. Ma quando a un certo punto ho visto che tra il Covid e una serie di cose, come ho detto poc'anzi, veramente di fermo, di blocco, ho preparato un cortometraggio, l'ho finito da pochi giorni, aspetto la musica di Anfisa Letiago, che è una star nella musica elettronica, e lo vedo l'ora almeno di fare un po' di festival per dare un po' di energia. Io credo che energia chiama energia, e parla di una donna in questa società che sembra che abbiamo tutti una data di scadenza, quindi spero che possa piacere. Ma è una bellissima idea questa, perché la cosa che è più brutta che stiamo vivendo in questo momento della nostra vita è sentire la gente che dice vabbè, ma quella c'ha 50, quella c'ha 60, ma noi non abbiamo età, noi artisti siamo immortali. Brava! E sempre nel cuore delle persone. E più poco, più tanto, più immediatamente abbiamo lasciato una cosa di noi, un'emozione. Quell'emozione non sparisce, quindi mi sembra un tema favoloso. Ti faccio tutti i miei auguri, i nostri auguri, e siamo sicuri che avrà un grande successo. Poi ce lo farà vedere, spero. Lo trasmettiamo attraverso una pellicola, il nostro pensiero, poi a chi lo vuole cogliere. Quindi tu, oltre che essere protagonista, sei anche la regista di questo corto? No, l'ho prodotto insieme al mio cugino, che è il marito di Anfisa Letiago, e insomma vogliamo mettere in piedi un po' di cose per muovere un po' questa... Per altre frontiere. Sì, per altre frontiere, vediamo. È così che si fa. Grazie. Eccolo. Un applauso e bene. Grazie a Nervino, grazie, fantastico. Ma che bella che sei, ed è bellissimo questo premio, se fossi intero mettere
proprio l'ingresso di casa. Una delle più grandi attrici della storia mondiale, quindi... È vero. Grazie, grazie veramente. Te lo sei meritato. Grazie. Ma che bei personaggi stasera, complimenti. Mamma mia, stupendi. Vuoi dire, mi presentare tu il prossimo? Lo presento io. Sì, dai, tu ci tieni, lo so che tu ci tieni. Allora, io devo dire la verità. Quando ho fatto, io ho... Questi premi sono nati secondo i miei gusti personali, perché parliamo dei miei attori preferiti nell'ambito nazionale e internazionale. E, parlando di famiglia, per me lui, Gio Wayne, è uno di famiglia, perché io sono nata con i film di Gio Wayne, mia madre è appassionata dei film di Gio Wayne, quindi è uno dei premi a cui tengo di più. E per me più cari, ecco, quindi parliamo di questo, parliamo di Gio Wayne, lui non ha bisogno di spiegazioni e non ha bisogno neanche di essere raccontato. È la pietra miliare di cui parlavamo prima, per sempre, non ha il scadenza. Il migliore. Mia madre è il migliore. Ha ragione mamma, è il migliore. E quindi questo premio noi lo diamo a uno dei più bravi attori italiani, interprete di fiction, ma non solo, anche a teatro, al cinema, ovunque, e lui è Michele Danca. Michele Danca! Ma che bello! Grazie a tutti, grazie a Anna Rita per questo splendido premio. Ce l'ho io! Oh, ecco, per questo splendido premio, oltretutto con un premio Oscar, insomma, quindi... Porta bene, infatti me lo toccherò tutti i giorni. E grazie al Milan International Film Festival. E che dire? Io spero un giorno di poter fare un film insieme a te. Sì, noi ce l'abbiamo già programmato. Abbiamo già programmato. Uno dei prossimi ci sarà pure Michele, quindi. Ok. Sono onorato. Vabbè, non basta se non onorato, lo sappiamo che sei un grande attore. Però vogliamo sapere le tue ultime opere, dove ti possiamo venire a mirare. Allora, dopo tanti anni di teatro, dopo tanti anni di doppiaggio, dopo tanti anni di fiction, cinema mi ritorno poco, a parte il Pasquale Scultieri e altre cose. Da alcuni anni scrivo, ho unito la passione della scrittura all'amore infinito che ho per l'arte drammatica e quindi scrivo sceneggiature. Una delle quali ultimamente ha vinto il bando di mani, è arrivata secondo su 500 progetti, quindi è stato un grande onore per me. E se Dio vuole, adesso di cui sarò anche regista, interprete, se Dio vuole lo giriamo. Sì, purtroppo il cinema interno non è facile farlo, nemmeno quando hai scritto delle cose bellissime, nemmeno quando scrivi un tema sociale molto forte, un film ha un tema sociale molto forte. E parla del tema dei migranti, ma è un po' il controcampo del film di Garrone, cioè io racconto il lavoro dei volontari di Alarfon, sono dei volontari che operano in mezza Europa, anche nel Nord Africa, conosciuti, una hotline dove arrivano le chiamate di soccorso. Quindi si prendono cura di ciò che in realtà nessuno vede, perché noi vediamo i barconi quando sono arrivati i soccorsi o sono morti, annegati oppure se lo vengono salvati, ma di tutto quello che accade prima, che nell'ultimo film di Io Capitano di Garrone viene marginalmente raccontato, anche io invece racconto il lavoro di questi volontari straordinari. E niente, quindi spero che possiate vederlo prossimamente. Lo vedremo sicuro. Questo ti porterà fortuna. Grazie. Grazie a te. Vediamo i nostri premi. Allora, adesso abbiamo un premio per una donna, si chiama premio Charlie Chaplin. Chi non conosce Charlie Chaplin? Credo che sia stato un altro autore che proprio ha lasciato segno indelebile. Perché chi non si ricorda lui che camminava,
da piccoli, ti ricordo. Stupendo, è stato veramente grande. Ma poi anche a me mi commuoveva tanto, tutti ridevano, mi piangevo a volte vedendo Sherlock. Siamo una cosa, a me piacciono i film, io sono appassionata di film muti. Perché secondo me raccontare per l'immagine, togliendo il dialogo, è la cosa più difficile che una persona possa fare. E lui è proprio un genio in assoluto, e sarà l'unico genio assoluto perché ha saputo raccontare una situazione, dei momenti anche in maniera drammatica, comica, l'attuale, la vita attuale che lui viveva, che c'era il grande dittatore, come ha avuto il coraggio di prendere in giro Adolf Hitler, quindi cioè, non è una cosa che oggi gli attuali nostri farebbero da partire, voglio dire, ecco. Quindi è stato un grande in assoluto perché ha saputo raccontare la comicità e la drammaticità attraverso le immagini senza specificare una parola. E non è facile. Quello è più l'attore che è più bravo rispetto a quello che il dialogo lo sa e ti legge il dialogo. Ed è vero, lui è stato credo attraverso il corpo, attraverso la fisionomia del volto. Molto più difficile. Cioè, e di lui mi ricordo proprio questo suo sopracciglio che si alzava, questa sua camminata, questo suo sorrisino piccolo che però denotava e nascondeva un cuore grande, era un grande veramente attore. Io tra l'altro conosco anche il figlio, uno dei figli, davvero? Ne ha parecchi. Ne ha fatti 20, poi ne ha fatti. Ne ha parecchi. E, tra l'altro un paio sono famosi come attori e attrici. E poi c'è un altro che dirige il Museo di Giardi Cervini di Svizzera, che mi fa l'altro, cioè un attore di oggi, direttore del Museo di Giardi Cervini, che è quello che conosco io. E fra l'altro io su questo devo dire che ho la fortuna di possedere una delle 10 copie di un libro autobiografico di Giardi Cervini. No. Che si chiama, scritto in francese, che sicuramente donerò al Museo di Giardi Cervini a breve, stiamo prendendo contatti. Che si chiama Un Voyage, Mille Viaggi, scritto, firmato da Giardi Cervini e numerato. Io casualmente ho trovato questo libro. Dove l'hai trovato? Praticamente hanno dismesso il Museo del Cinema di Siracusa. E siccome queste cose andavano tutte buttate, io ho fatto la proposta al proprietario, infatti c'è un mini museo a casa mia di tutte le macchine da presa antiche. E ho preso il cartone senza guardare che cosa erano, ho detto no, le cose di cinema non si devono buttare perché è una bestemmia buttare queste cose. Brava, bravissima! Vale una fortuna, ma non mi interessa perché per me l'arte non ha prezzo e infatti stiamo prendendo accordi perché ho deciso di donarlo al Museo di Giardi Cervini perché deve stare a casa solo. Ma ti rendi conto che lo Stato italiano fa chiudere un museo così a Siracusa, che è anche un posto, un luogo storico a livello mondiale, che fai più del museo così del cinema? Stanno buttando tutte le cose, quando tu pensi... Ma che sei arrivata tu? No, dove mettere nemmeno un fazzoletto. Però scusa, avere una figlia artista e purtroppo ci sono anche gli spazi da pagare. Hai bisogno di una cappella di quelle enormi. Cambiati casa e... Fai proprio un tuo museo. Non ti dico le ginepreti. Guarda, sono tre piani, quindi ormai non ho doppio due metri, ma quando mi guardi mi posso fare una cosa che non da salvare. Lo vedo così vicino, ma non esisto. Vogliamo dire a chi diamo questo premio? Sì, a questo premio. Aspetta, dove sei andata? Ecco, sento la voce, ma c'ho il faro e non la vedo. La vedo io, la presento io. Signori e signori, premio Charlie Chaplin a Laura Soren. Perché un premio del genere, dice no, no, senti, fermo, non mi muovo. Allora, c'è diciamo chiaramente un premio così importante, comico, drammatico, io sono comica, sono drammatica, sono una bravissima attrice, sono un'attrice di teatro, che poi non so perché sto qua, perché tutti quanti hanno fatto i film, non ci fatto manco un film, sì. L'ho fatto quando ero ragazza, l'ho fatto quando ero ragazza, adesso non ci dice nuovo. Ma no, però, ti diceva voglio io, vuoi? Davanti a tutti, promesso. Elena Russo dei quali dice self tape. Io sono bravissima. Facendo fa un self tape che diventa una chianica in italiano, che è proprio una mezza tra
zecca, diciamo, un'attrice, proprio dice, quello vuole fare l'attrice, mamma mia, bella, ma lei. Quindi effettivamente mi appoggio. Quindi io grazie tantissimo per questo premio, ho fatto non posso niente, da rosa meravigliosa che io ho. Dobbiamo dire un'altra cosa però, che sì. Laura è zia di uno dei più grandi attori italiani, che è Massimo Troisi. Massimo Troisi. No. Quindi un applauso per Massimo Troisi. Mio marito è nipote, mia suocera è la sorella. Vabbè, ma comunque non c'è sorella, comunque guarda, Annalita, questo premio in un momento proprio che avevo deciso di mettermi dentro al letto e di non alzarmi più, no, questo premio non è vero, sto scherzando. Questo premio è meraviglioso, ti ringrazio, questo era un bacio. Certo. Wow. Brava! Grazie, è bellissimo. Dico. Ma scusa. Scusa, per lei dica, ma c'è capito, anche no! Ciao, grazie a tutti. No, va bene, grazie davvero, sei troppo simpatica. Tutta la mia ammirazione, complimenti. Anche la mia per voi. Grazie, grazie. Ciao, grazie a te. Volete andare avanti e fare il premio per l'arte? Io direi di far intervenire Justine Margot per una lettura di una poesia. L'arte ci sta proprio bene in questo momento, visto che è una serata d'arte. Si parla di cinema, di festival. Justine Margot ci aiuterà con una lettura di una poesia molto bella, vero Justine? Spero. Questa posso tenere io? Grazie, buonasera a tutti. Stasera sono qui con una poesia d'amore, come del solito. Non so recitare tanto bene perché non ho studiato la recitazione, però cercherò di fare il mio meglio. Grazie. La poesia si intitola Le tue parole. Delle tue parole farò poesia. I tuoi baci saranno l'eternità per vivere. Nel mio cuore ci sarà sempre il tuo sguardo privo di allegria. Con questa amarezza dovrò convivere. Ricordo la tua voce quando veniva la sera. Mi diceva sempre, tesoro, stai serena, ti adoro, domani indosserai il vestito color oro. Incrociavo il mio sguardo che correvo da te, come fosse un traguardo. Guardavi il mio corpo nudo, oh sì, era tutto per te, e tu lo vestivi come scudo. Ma questa vita spesso è crudele e sul candelabro del tempo il destino spinge le catene. I momenti belli trascorsi insieme nella terra della memoria saranno seme. A mezzanotte ti baciavo sempre e cominciava un sogno calente, come una cenerentola persi la scarpina e il suo addio divenne ferita di spina. Dipingerò i tuoi occhi nel cielo stellato, così il ricordo non rimarrà piegato. Nelle mie poesie non potrai mai mancare, perché fossi e sarai la linfa vitale. Facciamo la dottrina Puipus, che ha una voce stupenda, è un'amica
l'ho ascoltato tante volte, ha una voce stupenda. Ciao, piacere, molto bella. Sei la cantante, immagino. Sì, buonasera a tutti. Noi ci siamo incrociati a Raidona, però in consenso, scusate un po' gli occhiali. Sei bella anche con gli occhiali, sentiamoci. Grazie. Siccome che sto cicata, da due occhiali. Grazie mille. Allora, ben arrivata. Stai con noi un pochino qui, così. Sì, sì, mi fa veramente piacere e grazie per avermi portato una ballata a voi. Io... Non una base, però stavo raccontando a mia cara amica Strista Bruna che io proprio qui a marzo mi sono esibita, un evento organizzato da una bravissima una signora che è un consigliere del 7° municipio della mia nazione. Infatti ho preparato un brano, anche un brano tradizionale rumeno. Una frase a cappella? Sì, perché no? E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Cinema, anche nel teatro, soprattutto, devi essere brava. Più che bellezza, perché la bellezza
bellezza è soggettiva, quindi non è che una persona è bella, chi lo dice? Una persona per me è bella può essere brutta per altre persone, perché la bellezza è soggettiva, però deve avere la faccia per fare cinema. E non tutti hanno quella faccia che tu ti ricordi, vuoi vedere anche un secondo. Tante volte, non so se è capitato pure a te, ti guardi un film, e possibilmente ti ricordi di quello che è passato, che aveva la faccia da cinema anziché l'attore che ha fatto il film. Tant'è vero che hanno coniato un detto che è questo, non esistono piccoli ruoli ma piccoli attori. Quindi quando tu fai un ruolo in un film, anche io ho fatto una partecipazione piccolissima nei film di Pupi Avati e mi sto dando tantissimi complimenti, ma ho detto non mi avete vista, io manco pensavo, era un giorno di lavoro, una cosa, ma mi hanno usata tutti, ci ho messo l'anima anche lì. Stessa cosa è successa a me quando ho fatto il film con la Metro Goldwyn Mayer, ho fatto il cameo, dico ho fatto chissà che cosa ho fatto, non ho fatto nulla con un prodotto, quello che hanno fatto gli altri e mi hanno messo una cartellona assieme a quelli che erano i protagonisti, cioè per dire, no? Quindi non ha importanza qual è il ruolo che tu fai, ma come forse in quel momento tu lo fai. Infatti un giorno solo ho lavorato dalla mattina alla sera, ma ci ho messo tutta la mia grinta, la mia anima. Ho fatto una direttrice Rai degli anni 50, tutta vestita, truccata e pettinata da dottoressa Rai, che doveva dare un consenso per una ragazza giovane che si iniziava il suo mondo nello spettacolo come modella, e gli facevo delle domande un po' impertinenti, perché a quell'epoca una donna giovane che si esibiva mezza nuda in costume faceva scandalo, e io gli chiedevo, come pensa di coniugare il suo prossimo ruolo di mamma col ruolo di attrice? E lei mi diceva, poi non voglio fare l'attrice, molto moderno devo dire. Va bene, allora noi presentiamo questa bravissima attrice, cult di film di Dario Argento e una grande interprete che si chiama Lucia Stara! Ma che ti ha fatto fare Dario Argento? No. Raccontaci! No! La resa secca su Dario Argento, pensa un po'! Ma non è che sexy, ma che dici? No! Non hai capito, la resa sexy nel senso che Dario Argento che fa film terribili, terrore, cioè, è difficile che metti in risalto la bellezza di una persona, no? Perché tu sei presa da quel film, certo. Quello che ha fatto lei comunque con Dario Argento. Ci racconti? In realtà, no, ho girato una scena molto molto impegnativa, perché una scena di stupro con un attore internazionale che si chiama Thomas Kretschmann. E quindi devo dire, insomma, non è facilissimo perché però Dario è talmente un regista che ti mette a tuo agio che in un certo senso ho esorcizzato, no? La paura. È una sì, è un'emozione particolare, molto particolare. Infatti, vabbè, insomma. Ma poi hai fatto anche tanti ruoli insieme a lui, no? Altri personaggi con Dario Argento? Ma io ho fatto 21 film, con molti registi diversi, anche con Mel Gibson, The Passion, e vabbè, tantissimi adesso, insomma, speravo che tornino altre occasioni presto. Sì. Ma la vita è fatta così, un ciclo e riciclo, un cerchio che poi torna sempre, quindi te lo auguriamo prestissimo, perché lei porta fortuna. Sì, infatti volevo ringraziare Anna Rita Campo, che è praticamente la donna dai mille talenti, ogni giorno ne scopro uno, e quindi grazie mille di questo premio. Tra l'altro io ho avuto l'onore di conoscere sia la Masina e Fellini a un capodanno meraviglioso a casa di Peppino Padrone di Ricco. Dacelo di prego. Sì, sì. No, vabbè, c'era tutto il mondo, no? Quello del regista Peppino Padrone di Ricco, che adesso non c'è più. E, però la cosa, insomma, diciamo così curiosa, è che io non mi rendevo conto veramente che fosse Fellini, perché la sua umiltà, molta semplicità, la sua simpatia, la sua cugina, amore, Lucia, quanto sei carina, ecco, sembrava, ecco, la persona più affabile del mondo. E poi era anche un grande era grande Fellini. Comunque, vedi, grazie a tutti. Dopo anni ti ritorno il premio. No, veramente, grazie. Grazie.
grazie. Perché noi ci siamo conosciuti al mio compleanno con lei, che è venuta con Antonella Ponziani, quindi quella lì è iniziata la nostra amicizia. Questi episodi non lo so. Grazie, grazie mille. Grazie per essere venuta e grazie a te che mi hai tirato questo premio. Complimenti e auguri per la tua stessa carriera. Già fatto. Auguri per tutto. Auguri. Grazie a tutti. Ciao, grazie a te. Andiamo ai premi. Premi? Ne aggiungo, diciamo, quelli abbinati. Sì, questo, no? No, questo già l'abbiamo fatto. Questo? Ok. Sì. No, perché se cali io non vedo. Sono visto cigala! Nonostante scritto grande, perché sei stata brava, me l'hai scritto grande. Però proprio, se, cioè, i miei occhi stanno un po' allentando. Sei stanchissima. Ma da stamattina alle 5 che sono sveglia, però ho lavorato. Sì, io giro con te, faccio tutta Roma di cose. Se non dovrai cantare a casa di Tognazzi. Stamattina sono andata a prendere la casa di Tognazzi, quindi mi sono girato un po'. Gianmarco Tognazzi, abbiamo fatto un film, aveva fatto una puntata sulla ragazza di Latino, perché lui si occupa della Tognazza, che sono questi vini buonissimi, e io sto facendo un format televisivo che si occupa di vini e personaggi illustri che amano i vini, quindi abbiamo intervistato. E tu sei venuto a prendere. Io sono venuto a prendere. No, qua non devo starci. Allora, noi però, Giustina, ancora l'abbiamo già fatta, quindi sì. Abbiamo l'architetta. Perfetto. Abbiamo un premio per l'arte, che non è un personaggio dello spettacolo puro, cioè non è un'attrice. No, ma allora abbiamo ogni anno dei premi abbinati, nel senso che per le varie professioni, che in qualche modo sono legati. Allora, questo in questo caso non è abbinato. Allora, in questo caso non è abbinato perché è un premio per l'arte. Noi diciamo che la scorsa settimana, mercoledì scorso per l'appunto, c'è stata pure la nostra madrina, che ha scorso pure l'opera del papà, e ci ha onorato della presenza sua e dell'opera del papà. Che tra l'altro rappresentavano Fellini, gli ho chiesto, ti prego portami le opere di Fellini perché io sono appassionata di Federico Fellini, quindi Adriana mi ha accontentata. E fra l'altro è stata questa persona che premieremo, ha esposto una sua opera bellissima all'interno della mostra internazionale collettiva d'arte in ruolo dell'opera di Fellini. E che ho curato io. E quindi, non avendo la potuta premiare, perché premiavamo solo alcuni tra quelli che erano in esposizione, ho deciso stasera di premiarci. Mi sembra una cosa molto giusta. La premiamo? Signori e signori, premio per l'arte a Elisabetta Licordari. Ciao Elisabetta. Che eleganza, benvenuta. Ciao, molto bella, piacere. Allora, Elisabetta, per tutto il piacere di conoscerti. Sei molto elegante, si vede dal tuo modo che sono architetta. Storia dell'arte. E che c'è che l'architetta? Mi hanno promosso in un'altra laurea. Storia dell'arte, quindi ti occupa. Quindi è connesso questo brano del cinema? Sì. Forse sì, è connesso perché mi occupo principalmente del restauro degli impianti. Ciò che è arte, chiaramente il cinema è una grande arte, quindi mi fa piacere, ecco, poi non me l'aspettavo, quindi mi fa molto piacere. Si vede che te lo sei meritato. Mi prende il conosco quanto per merito. Sicuramente. Allora, Elisa, vuoi dire qualcosa? Ti passo la parola. No, io più che altro lei che devo parlare perché lei è la premiata di stasera, però come ho detto prima ho voluto premiarla questa sera perché comunque noi nella scorsa settimana abbiamo avuto parecchi talenti dell'arte italiana, era molto difficile poter premiare tutti e quindi siccome sono una a cui l'arte piace e piacciono i talenti ho deciso poi che stasera saranno due premiati con premi diversi perché mi piace dare un incentivo a quella che è l'arte e quelli che sono talenti. Sì, posso. Mi chiamavano al liceo, forse. Questo, va bene, allora ti diamo questo. Questo qua? Sì. Grazie, grazie. Destra. Grazie.
Non è facile restaurare opere d'arte, credo che siano dei stili più complicati in assoluto per quanto riguarda proprio l'artigianalità e la delicatezza che bisogna usare per ricostruire e ristrutturare delle opere d'arte così importanti. Sai cosa è la cosa principale? È non essere tentati di metterci qualcosa di più, perché quando si vive un'opera bella e importante sei portata a metterci qualcosa di tuo e faresti un falso. E quindi è quella la difficoltà maggiore, tenersi fuori, ridare all'opera la sua integrità, ma senza cambiarla, senza cambiare niente di quella che era la sua originalità. Questo è importante. Un po' come nella vita, bisogna rimanere sempre originali a se stessi. Sarebbe bello riuscirci, no? Ci dobbiamo riuscire. Tra l'altro lei ha risposto mercoledì scorso un'opera meravigliosa, era una freccia. Non c'è che no, adesso no. Peccato, ho vedere. È stato un piacere grande di vedere le tue opere. Grazie, grazie. 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 Allora abbiamo un premio importante per la scenografa emergente. Premio scenografia emergente a Francesca Porcaro. Buonasera Francesca. Ben arrivata tra noi. Ciao. Francesca invece. È stata una di quelle che invece ha vinto la scorsa settimana. Ah, non mi ricordo qual era il premio? De Chirico, perché abbiamo assegnato sei premi alla memoria di altrettanti pittori famosi e quindi sei di loro hanno vinto dei riconoscimenti per tutti i partecipanti, fra questi c'era davvero di. Prendiamo un po' di te però. Io vorrei che tu mi raccontassi questa tua passione per la scenografia, come è nata e quando è nata? È nata ai tempi del liceo, sono liceo artistico, la vecchia sezione, il vecchio ordinamento, la sezione architettura. E poi ho potuto proseguire gli studi laureandomi appunto in scenografia all'Accademia delle Belle Arti qui a Roma. E diciamo che lo scenografo, come dicevo infatti per quel discorso, secondo me è l'artista completo, perché deve essere in grado di lavorare tutte le tecniche, tutto ciò che poi viene chiesto dal regista. Secondo me deve essere anche un po' anticipatore di quello, anzi deve metterci da solo per costruire un'opera. Credo che sia forse una delle fasi, a parte quella della regia, che è fantastica come opera, però proprio che crea l'opera, la scenografia è importantissima. Esattamente, non solo quindi a livello di costruzione, ma anche di progettazione. Io vado sempre ovviamente la progettazione dei bozzetti per poi realizzarli come scenografo realizzatore. E indubbiamente è l'arte a 360 gradi, perché deve essere in grado di affrontare sì, qualunque tecnica e materiali. Sì. Oggigiorno poi se bisogna inventarsi dei materiali adeguati che costino poco ma che facciano tanta scena, perché purtroppo a teatro non ci sono soldi, quindi la prima cosa che ti dicono inventati qualcosa e lì devi scervellarti per inventarti la tecnica, il materiale giusto per fare effetto sugli spettatori, però senza spendere troppi soldi, vero? È vero, infatti molte volte ho utilizzato dei materiali come il sale, lo zucchero, impastati all'olio, agli acrilici, anche con la carta stessa. Uguale per i costumi, per dipingere i costumi ci sono proprio materiali naturali per le colorazioni, anche nella frutta, nella verdura stessa, per creare delle sfumature vengono fuori dei capolavori effettivamente. Ah, dobbiamo approfondire questa amicizia, perché poi giochiamo bisogno sempre di scenografi che abbiano idee. Quindi mi è stato veramente un piacere conoscerti, complimenti. Nel giro di una settimana ti sei portata a casa due premi. Vero?
sì, con l'ultima premiazione, giusto, questa è l'ultima, il peccato, mi stavo tanto divertendo. Vabbè, ma ci abbiamo ancora la sorpresina. Ciao. Allora, premio speaker radiofonica a Sabrina Morelli. Eccola, ciao Sabrina. Ben arrivata. Ciao Sabrina. Piacere mio, piacere mio. Alla speaker radiofonica, raccontaci di te. Allora, intanto ringrazio ovviamente Anita Campo, che ho conosciuto tramite un mio carissimo amico che è Antonio Di Pasquale, che ha la radio a New York, italiano, che è a New York, conduce una bellissima emittente radiofonica. Insieme, che peraltro è stato nostro partner nel premio precedente, l'altro premio, nel Gatto Pardo Bleu, un premio che abbiamo fatto qualche mese. Ogni due mesi. Ma è bellissima, perché veramente divulga la cultura a 360 gradi, e anche una bellissima pittrice, ho scoperto i suoi quadri l'altra volta, la mostra di Annie Warhol, che ha fatto la premiazione, bellissimi. Io sono sì una conduttrice speaker radiofonica, conduco una trasmissione che si chiama Spazio Libri, ma è per tutto, è per l'arte, la letteratura, registi, scenografi, attrici, chiunque vuole, io faccio tutto spazio. Altro spazio, perché l'autore è il protagonista, assoluto. Ho iniziato questo facendo la scrittrice, tra l'altro, perché ho perso il marito 3 anni. Quindi per me la scrittura, la comunicazione mi ha salvato la vita, per me è un punto soccorso dell'anima. Ho perso purtroppo mio padre e mia madre, sono tutto male, mia mamma è stata anche malata, per fortuna sta meglio. Quindi ho ritrovato in questo la forza di andare avanti. Anche queste premiazioni, questi momenti di condivisione sono importanti, sono importantissimi. Io per questo al momento purtroppo sono limitata a fare la radio, però spero che in un futuro mi possa avvicinare anche minimamente a quello che fa la vita, perché dare felicità agli altri anche semplicemente con un premio, oppure partecipare a trasmissioni o anche delle opere teatrali, perché no, è importante la condivisione della letteratura e anche di quello che abbiamo dentro, dare emozioni e anche ricevere emozioni dalle altre persone. Perché io ne leggo anche delle mie poesie in cui si parlava di tante tematiche come il coraggio, la forza di andare avanti, ho visto persone che si sono emozionate, altre che hanno trovato magari la forza di scrivere qualcosa o di chiedersi magari dentro di me o voglio dedicarmi a qualcosa e non soffermarmi su quel momento di tristezza. Quindi io ringrazio questo momento di felicità. Veramente ti ringraziamo di essere con noi. Non può funzionare quello di qui. Eccolo qua il premio, è bellissimo. Milazzo International Film Festival. A Sabrina Morelli, complimenti. Grazie Sabrina, ti ringrazio tanto. Approfitto di pubblicità, perché lei ha parlato anche della scrittura, e tra un mese esce il mio libro, la mia autobiografia, che si chiama Scelto di sorridere, perché deve battere, ho preso pure io, per cui un po' come Sabrina ho scelto di sorridere come Sabrina, perché abbiamo avuto tante cose in comune e nella vita credo che ci sia un segreto per superare quei momenti brutti. Però l'ho scritto nel libro, se lo dico adesso. No, non ci devi dire più. Basta, se lo spoilero. Come si dice? Spoiler. Che mi fa molto figa, spoilero. In realtà non mi va, cioè posso anche dirlo il mio segreto, dai, diciamo. No, no. Siamo tra amici. Non lo dico. Si vede che non si siciliano. Certo. Una parola al po' e due sono troppo. Ma sto zitta. Va bene, ho scelto di sorridere e finiamo così. Margherita Campo, che è stata anche per questo premio magica, perché mi sento commossa con queste persone che tu hai premiato, perché ognuna di loro veramente ha tanto, tanto da dare, da raccontare e ci ha fatto vivere momenti molto appassionati, molto belli. Posso dire una cosa? Sì. Questi premi sono nati soprattutto per dare spazio a quel cinema a cui non viene dato spazio. Noi abbiamo in Italia tantissimi talenti che non vengono, tra virgolette, è brutto dirlo, tenuti in considerazione per il talento che hanno, ed è veramente vergognoso che una capitale, cioè un'Italia che è la capitale della cultura, non abbia rispetto per i suoi artisti. E questo è quello che sta accadendo oggi. In quasi tutte le nazioni ci sono raccomandate le persone che hanno talento. Poi i raccomandati, la strada che fanno la sappiamo tutti, durano 3 giorni e non li vediamo più. Ma che hanno in più però. Vabbè, poi c'è quello, vabbè, se è donna dura qualche anno in più.
però c'è veramente vergognosa la situazione culturale che si vede in Italia, perché molti talenti sono messi da parte, non lavorano, c'è anche io che faccio la regista, che devo produrre i film, perché sennò ho difficoltà a trovare un produttore, non perché non valga, perché comunque sia, i premi che uno vince già ti dicono chi sei e quanto vale. Però è veramente vergognoso che comunque l'Italia sia questa, sia ridotta a questo, dopo tutti questi grandi nomi che noi abbiamo avuto, che hanno portato il cinema italiano a fare la storia del cinema internazionale. No, ma è proprio bella l'idea che tu hai avuto, perché tu hai detto io voglio premiare le persone importanti, brave, che hanno lasciato dei segni, ma che non hanno spazio nella nostra cultura, nella nostra arte italiana. Quindi fare un festival per premiare le eccellenze che però non hanno modo di essere protagoniste, ma e che non vengono rispettate per il contributo che hanno dato al cinema, al teatro e alla televisione. No, che vengono, non vengono rispettate, è sbagliato secondo me come termine, che non vengono esaltate per quello che stanno dando. Valutate per quello che sono. Rispetto c'è sempre. Se potrebbero avere molto di più, sì, rispetto a quel senso, nel senso che non vengono valutate per chi sono e per quello che riescono, che hanno dato, che riescono a dare, che potrebbero ancora dare. Bravissima! Questa lo diciamo, la sorpresa di fatto. Non vi ricordate perché c'è? Allora, festeggeremo tutti insieme questa serata, dovrei darci qualche minuto, il tempo di sistemare la sala da buffet e poi vi inviteremo a seguirci là. Quindi... ma possiamo dire perché? Se no sei matto. Perché? Perché c'è una torta meravigliosa! Più di una. Più di una, ma sono veramente fatte delle eccellenze della pasticceria italiana. Va bene. Allora ci vediamo dopo di là. Flash vuol dire che basta. Cioè, ce l'abbiamo superato. L'unica cosa che invito i premiati di questa sera, due minuti, poi a raggiungere Paolo che vi farà vi farà delle due domande, due cose soltanto così vi permette di ricordare il premio che avete preso questa sera. Sì, e poi se tutti i premiati venite qua facciamo una foto assieme a Patrizia, ovviamente, facciamo una foto collettiva di tutti, ecco. Anche degli ospiti. Allora, salve, sono Michele Danca. Niente, volevo ringraziare Anna Rita Campo, questa artista poliedrica, per avermi onorato con questo premio in nome di John Wayne. Un grande onore per me, questo premio Oscar americano. E io spero veramente di lavorare con Anna Rita anche come regista in campo cinematografico, perché è veramente un artista poliedrica, amante dell'arte, amante della pittura,
e la ringrazio per questa bella serata, per questo evento al Milazzo International Film Fest che premia personalità interessanti scelte da Anna Rita, e niente, volevo ringraziarvi. Un saluto a tutti. Ciao, sono Luca Martella, che dire, sono onorato, lusingato, sembrano sempre parole scontate, però è così, è sempre bello poter ricevere un premio e sono molto felice appunto di averlo ricevuto questa sera, il premio Milazzo International Film Festival e la direttrice artistica Anna Rita Campo, e di lei purtroppo non si può dire solo poco, abbiamo pochi minuti a disposizione, ma è una regista, pittrice, una delle migliori 100 cuoche in Italia e spero che questo mi porterà un po' tanta fortuna. Un caro saluto a tutti, grazie ancora, ciao. Sì, siamo pronti. Vai, buonasera, sono Laura Sorel, felicissima di essere qui ed essere stata premiata dalla nostra Anna Rita Campo, che è una grandissima regista e non poteva premiarmi con un premio più bello di questo, Charlie Chaplin, dove rappresenta la comicità, la drammaticità, tutto quello che io sono, perché io sono un'artista, una grande artista drammatica e comica. Ho detto tutto, quindi registi, sto aspettando, chiamatemi. Chiaramente io faccio solo teatro perché mi piace tanto il teatro, vorrei fare cinema, però poi dico vorrei farlo, però poi non mi piace, però sto qua. Grazie. Ciao, buonasera a tutti, sono molto contenta di aver ricevuto questo premio da Anna Rita Campo, che ho conosciuto da pochissimo e devo dire che è veramente una grande forza, una grande energia e ce ne vuole veramente tanto tanto bisogno in un settore dove più delle volte gli artisti, gli addetti ai lavori, come dire, nel cercare lavoro perdono la creatività. E devo dire che invece Anna Rita Campo, con il premio Milazzo International Film Festival, ha dimostrato che la creatività e l'organizzazione e la produttività possono stare insieme. Grazie ancora. Buonasera a tutti, io sono Lucia Stara e ho avuto così l'onore di avere questo premio graditissimo al Milazzo International Film Festival organizzato da Anna Rita Campo, una donna dai mille talenti, quindi ringrazio lei e tutti i partecipanti. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio, sono onorata per questo meraviglioso premio come scenografa emergente e è una grande emozione ricevere il secondo premio in una settimana, sono molto felice e mi auguro che sia una lunga serie, l'inizio di una lunga serie, ma soprattutto iniziare nel campo, proprio nella pratica. Grazie. Ragazzi, premiati qui! Spegniamoli tutti insieme, 1, 2, 3, spegniamo!
lo spendi in tiro. È rimasto uno! La stella! Chi è la stella? Stella tu, dai, Adriana! Vai, vai, vai! Io passo gli altri, non sei detto.